Viaggio da inferno dantesco per 29 cavalli destinati al macello. Oltre 2000 chilometri su un tir ammassati gli uni sugli altri, feriti, stremati dal lungo viaggio, dalle alte temperature, privi di qualsiasi assistenza. La scoperta è stata fatta dai volontari di Animal Angel, che in questi giorni stanno vigilando sui trasporti di animali lungo le nostre autostrade. L'automezzo proveniente dalla città francese di Rissarri, ai confini con la Spagna, è diretto ad un macello di Taurisano, nell'Eccese, è stato intercettato nei pressi di Rimini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i veterinari dell'ASL di Ancona. Davanti ai loro occhi una visione allucinante. Sul pianale del camion un cavallo ormai privo di vita, altri distesi accanto a lui cercano senza riuscire di rialzarsi. La stradale e gli stessi veterinari si mobilitano per trovare una stalla in grado di accogliere questi animali, ma senza esito. L'unica soluzione è quella di far ripartire il mezzo per Lecce, altre centinaia di chilometri. La stradale sanziona l'autista olandese, patenti e autotreno vengono sequestrati. Purtroppo per i cavalli superstiti giunti a Lecce, solo poche ore di cure e di riposo prima di essere macellati.